centro dell'impero ad un certo periodo. Quindi queste isole che noi abbiamo, che dovremmo amare molto, cioè Procida, che è un'isola di costa flegrea, mentre Capri era agganciata alla penisola sorrentina, e Ischia è comunque a metà del guado, ma è chiaramente in una soluzione flegrea. E dobbiamo dire che le ville rappresentano una possibilità di conoscere ancora meglio le abitudini di un tempo. Cioè i signori, anche Cicerone, per esempio, stava a Tripergole, no? Venivano qui, perché qui, voi immaginatevi 2000 anni fa che cosa doveva essere la costa. Cioè pensate soltanto questo, no? Chiudete un attimo gli occhi e pensate a una sublime Posillipo, senza palazzi, senza ville attuali e via dicendo. Posillipo è un incanto ancora oggi, insomma. Io ricordo una volta di aver accompagnato un amico di Bologna, e andammo giù alla discesa Marigliano e lo portai alla villa di un amico, una villa semplice, con molti mandarini, no? Erano migliaia di ettari a mandarini. Poi ci affacciamo alla palaustra e al di sotto c'era una piscina costruita con il tufo, perché le persone di Posillipo fondamentalmente sì, in parte erano anche marinai, ma erano anche dei cenciarioli, perché lì c'era la produzione dei vestiti. E per fissare i colori andavano giù, appunto, a Mare Chiaro, per poter poi avere la possibilità della fissione del collante del colore. E lui si affacciò, poi chiamò la moglie, che era una signora ungherese, che stava a Bologna, e disse: ma tu sai dove sto in questo momento? Sì, tu sei a Napoli. Lui disse: no, io sto in paradiso. E sembra una battuta, non lo è assolutamente. Noi abbiamo alle spalle, qualcuno diceva un paradiso abitato da diavoli, noi abbiamo un grandissimo patrimonio storico, artistico. Se qui a Napoli durante il periodo romano si parlava in greco, veniva pure Nerone per le sue performance teatrali, ma qui a Napoli dobbiamo dire che abbiamo dato la possibilità alla civiltà di avanzare. Poi abbiamo uno stop, lo stop che ci è stato dato purtroppo con la conquista del sud Italia. E tutto questo che cosa ha significato? Ha significato bloccare una nazione. Ormai non esisterà più una nazione. Io sono un regnicolo, come voi anche siete dei regnicoli. Gli altri erano dei forastieri di Savoia, di Savoiani. E quindi noi dovremmo sentirci ancora di più napoletani, con la I. E dovremmo aiutare il nostro patrimonio, non dico ad accrescersi, ma ad essere tutelato, ad essere curato. Quindi che cosa significa questo? Significa che ci può essere un afflusso turistico, come vediamo oggi in questi giorni, da un anno io lo vedo, che per via Roma non si può camminare, non fa niente se ci stanno negozi che vendono di tutto, di più, dalla rosticceria al panino, eccetera, eccetera. Va benissimo. Abbiamo avuto anche una bontà economica in questo afflusso, perché la zona dei quartieri è stata, come situazione proprio di grado, ribaltata, no? E questa situazione dammene tre. Sì, sì, perfetto. No, perché poi c'è molto da ascoltare. E quindi abbiamo avuto la possibilità della bonifica del territorio dei quartieri, che prima eravamo affamati. Già qualche anno fa c'erano delle guide che percorrevano quelle strade, e poi abbiamo avuto un'esplosione di bed and breakfast, negozi vari, dagli alimentari ai bar e via dicendo.
Tutto questo che significa? Che il Napoli oggi, se mi eliminate quella luce là, io riesco un attimo a vedere, altrimenti vi vedo al buio, cioè non vi vedo. Abbassati, abbassati perché è tanto. Non mi sposto un attimo. Allora, il discorso. Andare sui rilievi che ci possono essere, che questi vengano a essere tutelati, curati, questa è la cosa per me importante, può essere importante per tutta una comunità, noi dovremmo risentirci più come comunità che come società, perché come diceva una volta Pasolini scrivendo sulla rivista Il Mondo, ma questo è degli anni 73, 74, 75, non il primo modo di annuncio, che a Napoli si rilevava ancora una comunità concentrata su delle tribù, ma non in senso suggerito assolutamente. Cioè c'erano delle radici che devono essere tutelate. E allora io credo che l'economia, che può essere misurata anche da questo volano che c'è, che è incipiente di turismo, possa essere e possa avere dei suoi riferimenti anche in queste esistenze che ci sono, che ci provengono dal passato. Tutelare queste ville significa anche far risorgere un'attenzione turistica. Ci potrebbe essere anche, questo lo dico alle società di navigazione, anche un tragitto per visitare queste ville, come ci sono per esempio le ville vesuviane, no? Quelle là del Miglio d'Oro, che possono essere riagganciate da un filo esterno da imbarcazioni che possono arrivarci. Così ci possono essere queste residenze romane. E poi io credo che cultura, economia e sviluppo possano veramente dare il senso del nostro futuro. Io credo che da una situazione di retrofront, quali sono state queste residenze estive, ma anche annuali degli antichi romani, ci possa essere una sponda di riferimento anche per un passaggio futuro che possa essere ludico e di incremento per una situazione di ribaltamento per coloro che non vogliono allontanarsi da questa terra, che può essere veramente promettente, e credo che si debba di nuovo incidere su questo, incidere ma anche sostenere questo territorio, e questo per me credo che sia importantissimo. Grazie. E parlava di questo viaggio tra le ville, io proseguirei questo viaggio con Lucio Esposito, esperto di beni culturali, sul tema proprio delle ville marittime romane e questo percorso dall'area Flegrea alla penisola sorrentina, dove caschiamo bene. Ringrazio tutti quelli che hanno voluto questo evento, in particolare la Presidente Giulia D'Argomenzio. Sono particolarmente lieto e felice di parlare di questo argomento, di questa sede, ai marinai, tra virgolette, come già dai tempi dell'università mi ha affascinato questo mondo delle ville romane che hanno avete già intravisto qual è il mio sogno nelle parole dell'assessore Carannante quando parla di amministrazione e cose, o quando il Maurizio Vitiello ci preannuncia che ci sono delle difficoltà. Qual è questo patrimonio? Maurizio parlava di utilizzarlo, metterlo a scala, vediamolo un attimino con attenzione, conosciamolo e poi possiamo affrontare anche sotto l'aspetto blue economy. Come ha preannunciato il Golfo di Napoli, eccolo qua tutto, si parlava greco, ci diamo dei limiti geografici, ma non nel tutto e solo qui. Queste ville romane imperiali marittime sono un fenomeno già di per sé. Com'è che
il mondo romano, l'aristocrazia accorre tutto in questo posto. E perché ce lo dice Cicerone quando parla di Ille Delicatus Crater, è un posto delicato. O ce lo racconta Svetonio quando dice che è tutto un susseguirsi di città e ville. Qui abbiamo Ercolano, qui abbiamo Stabia e poi ancora Surrentum, che nella sua piccolezza assurge a un ruolo importante nella municipalità romana. E perché poi succede questo? Perché sono tutti affascinati? Il problema è che, per esempio, in Penisola Sorrentina, dove vivo e lavoro, afferiscono qualcosa come due sovrintendenti, quella di Salerno e quella metropolitana di Napoli. A sua volta, in questo gruppo, c'è la sovrintendenza di Pompei Stabia e poi c'è la sovrintendenza di Napoli. Quattro sovrintendenze che, per uno strano fenomeno, ognuna di queste ville che vi accenderò ha dietro una letteratura infinita, studiata nei minimi dettagli, ma quello che manca è il raffronto e la corrispondenza. Il raffronto che nell'arte, nella storia dell'arte, è così talmente importante e determinante. Per esempio, le spiegazioni di Longhi per quanto riguarda il Botticelli, che è arrivato qua, quindi con altri pittori, il raffronto del patrimonio delle ville imperiali marittime manca, perché come una cesura tra una, me ne perdoni Maurizio, quando parlo di sovrintendenza, effettivamente ho acquisito in tanto tempo, in tanti anni, un senso di non fidarmi. Strabone, parlando del Golfo di Napoli, si è scritto: tutto il golfo è trapuntato da edifici, piantagioni uniti tra di loro. Ecco, Cicerone lo definisce crater Ille Delicatus e tantissimi personaggi sono passati da questo posto. Ma il perché si nasconde poi dietro alcuni piccoli meandri storici, come ad esempio 198 prima della nascita di Cristo, Catone a Roma proibisce le baccanalie, le feste che durarono all'incirca un mese dedicate al dio Dioniso. E questo è uno dei motivi per cui gli amanti, non del vino, ma del dio Dioniso, tendono ad allontanarsi. È uno dei motivi per cui Pompei, che è il leitmotiv fondamentale, torno sulla diapositiva precedente per farvi comprendere, scusate, se noi da questo golfo ne togliessimo il Vesuvio, che cosa rimane? Un graben geologico, una landa creata dal Sarno, che non avrebbe l'architetto di tutta questa situazione, è proprio il nostro Vesuvio. Questo è un discorso che fa per comprendere l'accattivante calamità che attiva tutta una serie di... Non c'è altro posto in Italia dove c'è una così tanta alta concentrazione di ville imperiali. E perché le definiamo imperiali? Non possono essere ville normali. Le definiamo imperiali perché gli ambienti hanno il pavimento posaicato, le definiamo imperiali perché quel mondo romano fatto di cose essenziali, le strade per esempio, la strada è la strada, senza alcun minimo accenno al decoro, senza alcun minimo, solo all'estremità la via Appia riceve in maniera un po' pomposa quella finitura particolare, ma il resto, gli acquedotti, sono tutti strettamente utilitari senza lasciare spazio al decoro, mentre invece con Tiberio si volta pagina. Tiberio è quell'imperatore che ha trascorso, non voleva fare l'imperatore. Intorno a lui c'è tutta un'aurea leggenda di salto di Tiberio a Capri, ma la verità è che la sua adolescenza l'ha trascorsa in un posto che ha conosciuto l'arte a 360 gradi, è stato sull'isola di Novi. Ancora, per esempio, che cosa?
cosa era il Golfo di Napoli, che cosa era il Vesuvio, il vino, il dio Dionisos come un grappolo d'uva. Questa immagine ce la racconta lunga sulle leggi catoniane romane del 190 prima della nascita di Cristo. Quindi si viene non solo Napoli, ma anche e soprattutto, guardate questa fiaschetta meravigliosa, si trova in Polonia, è la sintesi grafica della città di Pozzuoli. Pozzuoli, una città con tre teatri, li vedete? Con il porto, una serie di attrezzature, le terme, gli anfiteatri e il teatro. Insomma, era un golfo riccamente popolato e commercialmente coperto. Ma andiamo sulla madre di tutte le ville, attiva per la sua bellezza all'attenzione di chi? Ma prima ancora di questo fenomeno, siamo a Sperlonga, fuori dal Golfo di Napoli, che è il primo sito dove Tiberio, quello che non voleva fare l'imperatore ma che conosceva l'arte, che cosa fa? In questa grotta, e questo fortunatamente, accanto alla grotta c'è il museo, ci sono i runderi archeologici e quindi abbiamo una fruizione a 360 gradi di questa villa. E la prima villa la considero, in cima agli anni che gli ho dedicati alla conoscenza di queste ville, la madre di tutte le ville. Perché? Perché ci sono tutti gli ingredienti. Innanzitutto si andava a posizionare in riva al mare, vicino al mare, e possibilmente, preferibilmente, vicino ad un capriccio geologico. In questo caso è costituito dalla grotta. Nella grotta Tiberio, e qui lui vi andrà dal 11, anno 11 dopo la nascita di Cristo, fino al 26, risiederà in questa villa. La villa viene a essere attrezzata con una serie di cose spettacolari e meravigliose, di cui il marmo è di tipo Alicarnaso. Gli scultori sono firmati sulla prua di questa nave, c'è la firma dei tre artisti rodi, di sicuro ci ha avuto a che fare, di sicuro con questi artisti si è stretto la mano e adesso stiamo arrivando alla cima di tutto questo programma di raffigurazioni. In questa grotta lui che cosa fa? Mette in fondo Polifemo, quindi il viaggio di Polifemo. All'ingresso su questa pedana mette Scilla e poi ancora in alto Giove che rapisce Ganimede sotto forma di aquila. Quindi c'è un programma di raffigurazioni, non sono quattro statue messe lì a decorare, ma è un programma a tutti gli effetti. È un programma che poi in una risalita filologica attraverso degli studi più approfonditi ci portano a magnificare la famiglia quale sua discendenza. Che cosa succede in questa grotta? Era il 26esimo anno dopo la nascita di Cristo, mentre si stava banchettando. Attenzione, il rapporto con il mare dell'antica Roma era un rapporto non di tipo balneare, era un rapporto di stare in riva al mare e avere l'acqua che scorreva. Al centro il triclinio e la servitù porgeva i cesti, come vi è capitato sicuramente nel mondo orientale, ancora si usa mettere, chi è stato in Thailandia, chi è stato in giro, si usa mettere per raggiungere in piscina il cocktail, ve lo servono galleggiante. Ebbene, su questo triclinio, intorno alla statua, veniva serviti pasti lunghi, lunghi giorni. E Tiberio offriva ai suoi visitatori questo programma di sculture per invitarli alla riflessione, perché solamente a sedersi in questo enorme salone ci si chiedeva come e perché, chi li ha fatti, da dove vengono. Ma nel 26esimo anno, dopo la nascita di Cristo, Tiberio è qui e succede che crolla un grosso pataccone di roccia da sotto qua, uccide sei servi, un racconto questo Svetonio, penso che lo riporta, e Tiberio si salva perché il suo braccio destro, Seiano, lo copre a tartaruga, lo copre come, e quindi lo trovano ancora che sta proteggendo l'imperatore. Tiberio da qua se ne va e non ci tornerà più.
non solo qua ma anche a Roma, e dove si trasferisce? A Capri. Questo è il programma bellissimo. A Capri mette su qualcosa come 12 ville. Qua però raffigurata vediamo la villa dei Posillipon, che già preesisteva all'arrivo di Tiberio a Capri. Il Posillipon ci pianifica un altro, anche qua c'è una grossa letteratura, scorrendo su internet potete trovare miliardi di informazioni, però nessuno ci dice perché l'architetto ha scelto questo posto. Perché c'è un capriccio geologico costituito dall'isolotto che è davanti, che è un isolotto biforcuto, che essendo una punta permette l'attracco alla nave, chiamiamola nave, questa imbarcazione da 12 metri a vela, a remi, a destra e a sinistra, quindi nel porto di Trentarose se soffia vento dal nord o nell'altro porto opposto se soffia vento. E all'interno di questa villa c'è un teatro che riesce ad accogliere quasi 1100 persone, tutte sedute. È una villa, è la possedimento di Polibio. Polibio la cede a Cesare Ottaviano Augusto, e questa è quella che io considero la madre delle ville nel Golfo di Napoli, mentre la madre di tutte le ville imperiali, mi faccio riferimento, eccola, guardatela in estrema in pianta, questo è l'isolotto che è davanti con il suo ponticello, pensate, immaginate. E poi qua c'è anche l'intervento della grotta di Saiano con il passaggio per agevolare l'accesso a questa magnificenza, perché accoglieva da tutto il Golfo di Napoli per i suoi spettacoli, accoglieva gente che arrivava, facilitare l'accesso attraverso questo. La grotta di Saiano significava offrire ancora tra i precedenti, c'era, questo è il Castel del Lobo, è una raffigurazione per quanto riguarda la villa di Lucullo, ma siamo ancora indietro nel tempo per dire che giusto nel Golfo di Napoli quello che preesisteva alla villa di Tiberio a Capri erano queste due grandi strutture costituite dalla villa di Lucullo e dalla quella di Polibio al Polisintico. Sotto Castel dell'Ovo ci stanno ancora delle colonne che appartengono a quel genere, eccola la villa Ionis. Una delle 12 ville, ogni villa era la sua mentalità volta ad un sistema di programmazione. Come ha sistemato le statue nella grotta di Sperlonga, così ha organizzato le ville sull'isola di Capri. 12 divinità romane, 12 ville, tra grandi e piccole. La villa marittima si differisce dalla villa cosiddetta rustica perché generalmente c'è sempre una parte legata al mare con quella fruizione che vi preannunciavo dovuta al fatto di stare in riva al mare per il pranzo, quindi godere di quella brezza e quella frescura, stare sotto l'infero, sotto le truppe. È una villa enorme, più che una villa è un vero e proprio palazzo reale. Questa è una ipotetica costruzione voluta dai tedeschi, ma è molto molto similare. La nostra sovrintendenza non la approva. Questo è il profilo in pianta azimutale che ci fa comprendere una cosa importante. Sono sicuro che avete sempre sentito parlare del sacco di Tiberio, no? Questo imperatore malvagio che uccideva i suoi nemici o chi gli era antipatico facendo. Ebbene, hanno fatto più prove nel buttare un qualche cosa, una persona da questo posto, ma a mare non ci arriva. Questo è giusto per. Guardate nella complessità attraverso gli ambienti, un vero e proprio palazzo reale, come la complessità della villa di Sperlonga, ove doveva risiedere le guardie pretoriane, che erano in numero di all'incirca 100 guardie pretoriane, quindi solo per alloggiarli nel palazzo doveva essere qualcosa più. E quindi siamo entrati nel Golfo di Napoli, siamo entrati alla grande con Tiberio. Tiberio, e vi ricordo gli anni del suo regno, vanno dal settimo anno dopo la nascita di Cristo fino al 31, e come tale
l'impero nella sua espansione massima e come tale ha necessità di avere contatti continui con quelli che oggi chiameremo il ministro degli esteri, il ministro delle comunicazioni, una serie di centurioni che partono e passano comandi. Ecco il perché sulla costa sorrentina fino a Castellammare abbiamo questa serie di ville. Ville che per gli oggetti ritrovati nel loro interno, per il tipo di pavimento che è generalmente quello che rimane sopra, una serie di mosaici, mosaici anche in tessera a pasta vitrea che il mondo romano era qualcosa di preziosissimo perché il vetro era così talmente limitato nell'uso e nelle confezioni e nel produrre qualche cosa perché doveva raggiungere una temperatura di oltre 1100 gradi che non era proprio molto facile. Villa Iovis è sotto la sovrintendenza napoletana. 6.000 persone al giorno approdano a Capri, depositarla. A stento Villa Iovis raggiunge 18.000 persone l'anno. E come mai? Nessuno di questi 6.000 turisti di un giorno è perché è complesso arrivarci su. Sinceramente, ultimamente che ci sono andato al seguito di un gruppo di studenti, ho dovuto rincorrere e sono arrivato con un gatto in gola. Si deve camminare per circa 50 minuti, tutti in salita. Questo è uno degli aspetti che potremmo considerare negativi. No, perché Belenger, che citava giustamente Maurizio Michietto, appena è arrivato a Capodimonte, ha chiesto all'amministrazione comunale di avere una navetta continua e consecutiva che da Piazza Municipio salga a Capodimonte. Ed è riuscito a ottenerlo. Su questa navetta voi salite e fate il video, conoscete sicuramente meglio. Altra caratteristica di queste ville, attenzione, abbiamo parlato del piccolo, piccolo capriccio geologico, ma l'altra caratteristica è costituita da avere questa lunga passeggiata coperta. Lunga passeggiata coperta. Ora, architettonicamente la villa è costruita come una casa di quelle pompeane, solo che l'impluvium interno è dilatato per la disponibilità dello spazio, quindi abbiamo un grande chiostro, quello che incontreremo anche 1000 anni dopo, tra le mani delle abbazie monacali, questo chiostro interno. E soprattutto anche questo aspetto, la passeggiata al coperto. Si esce da casa e si passeggia lungo a Villa Iovis. Questa passeggiata non era stata messa in evidenza, è stata trovata successivamente. Anche Palazzo a Mare, per esempio, che è un'altra delle ville di Capri, oppure questa è la Grotta Azzurra. Sopra la Grotta Azzurra c'è la villa imperiale di Gravola, una delle 12. La connessione tra la grotta e la villa è stata fatta recentemente dopo una serie di disquisizioni archeologiche tra gli appassionati. E quando sono venute fuori queste statue messe in mostra alla Talassa, al Museo Archeologico di Napoli, tutte rosicchiate dai litodomi che erano nel fondo della Grotta Azzurra, hanno accettato che la grotta era il capriccio geologico che ha indotto l'architetto a costruire una delle 12 ville in giro per Capri. Bellissimo questo Nettuno, visto di profilo, ha fatto gran bella. Quattro statue c'erano, un foro nella parte alta dove oltre all'acqua del mare ne scorreva ancora dell'acqua, quindi il rumore, il piacimento di stare all'interno di questa grotta. La grotta come ninfeo della villa. E poi arriviamo a Capo di Sorrento, penisola sorrentina. I resti della villa sono concentrati per metà su questa piattaforma. Il capriccio geologico è costituito da quello che si chiama il buco della Regina Giovanna, è un bacile naturale in cui si entra l'acqua. Però tra le ville al centro qua abbiamo quello che abbiamo chiamato l'impluvium, che poi diventerà 1000 anni dopo tra le mani dell'architetto
il cosiddetto chiostro, mancava in questo caso la passeggiata. Ebbene, i tedeschi che la stanno studiando, è la quarta stagione che arrivano a Sorrento, si sono resi conto che la villa non era solo questa, bensì questa, dietro questo muro si nasconde un lungo corridoio con il pavimento mosaicato, e ancora pavimenti mosaicati sono stati trovati in questa zona e in questo lato. Quindi era una villa enorme che arrivava dalla punta del capo con questi tre scogli. E bellissima la ricostruzione che ne fanno, certamente. Questa villa è l'unica, attenzione, che la sovrintendenza ne ha autorizzato la ricostruzione. Vale a dire, una ricostruzione insomma un po' particolare, questo è il bacino naturale, ma mancano gli ultimi ritrovamenti. Perché è l'unica che era stata costruita? Perché Stazio delle Selve, nel Libro Terzo delle Selve, dice: io sono stato ospite di Pollio Felice, il quale mi ha alloggiato in una stanza che, a guardare dalla finestra a sinistra, vedo il Vesuvio. Insomma, attraverso la scrittura ne dà le coordinate geografiche e si capisce che è questa stanza posta di trasverso qui nella parte bassa della villa. Ma poi, tra virgolette, è stato sconfessato, perché la passeggiata è qua. Immaginate il padrone della villa che con i suoi ospiti, scendendo da terra, mostrava in vista del Golfo di Napoli questa bellezza, questa sontuosità. Gli studi sono ancora in atto. E poi ancora un'altra sovrintendenza, un altro modo di fare, un'altra tecnica di gestione. Questo è un ambiente che non è più grande di 12 metri per 12. Ha fatto sì che la città di Positano aggiungesse sotto al suo nome la dicitura Positano città archeologica. Sono degli affreschi meravigliosi, c'è stata una, innanzitutto è proprietà della chiesa, perché siamo sotto il comune, poi è intervenuta la sovrintendenza e poi il comune. Tre enti di cui ognuno vantava le sue prerogative. In cima a 4-5 anni, tra restauro e tecniche di scavo, sono riusciti a guadagnare dei premi internazionali. In questi giorni il nostro sindaco di Positano è in viaggio per l'Italia per i saloni del restauro, quello di Ferrara e di Bari, dove ha presentato il restauro. È un restauro speciale perché l'ambiente è sottoposto, quindi è umido. La umidità potrebbe intaccare la bellezza di questo, di questi affreschi. Vi mostro delle foto che non sono un granché, ma giusto per farvi comprendere, vedete questo riquadro disegnato? Si è spostato di 40 centimetri, il che significa che qui non è arrivata la lava del Vesuvio, bensì è arrivato a scendere dalla montagna il grosso, la pioggia con il fango delle ceneri, che ha spostato la parte superiore disallineando questi affreschi. Ma poi il contesto degli affreschi entra in quella ottica pompeana costituita da grande teatralità, quasi un panneggio teatrale a tutti gli effetti. Ecco ancora i dettagli di questo spostamento, lo vedete questo riquadro, il muro è slittato in avanti, i dettagli che raffigurano da vicino l'affresco che viene messo ancora in esistenza, un po' più alto. E qua siamo a Minoli. A Positano si entra solo con la carta di credito e con prenotazione, quindi una sovrintendenza che gestisce una villa. E quando potrò mai realizzare il mio sogno e quello del dottor Pichietto di vedere una nave che parte da Punta Epitafio, uno dei turisti, e con un'interfaccia che a bordo gli racconti via mare, Chiste e Baia, questo è Pozzuoli, questa è la villa del capo di Sorrento, un percorso via mare. Quando mai nascerà? Quando lo vedrò realizzato questo sogno desiderio? E lo ribadisco ancora, in questa sede, nel mondo del mare napoletano, nel mondo per eccellenza che si occupa del mare, che nascano delle start-up e arricchiscono una blue economy di persone che vanno in giro,
non è un chilometraggio illimitato, stiamo parlando di minori, eccola la villa di minori, a pochi passi dallo sbarco si entra in questa villa museo, che in questo momento è chiusa perché ha ricevuto un po' di biglioncini e stanno facendo lavori di restauro, ma è anch'essa di grande spettacolarità. Questa è la sua grandezza totale, noi ne vediamo solo metà, questa vasca adesso si trova, il resto è sotto le case, non la si può vedere, ma si riesce a intendere in tutta la sua bellezza. E se in questo circuito del mare che parte da Minori, da Positano e faccia un mezzo giro per il Golfo di Napoli, si soffermi a Stabia, eh? Eccola la Stabia nelle sue ricostruzioni. Questa è quella che si chiama la villa di San Marco e questa è quella di Ariano. Questa è la collina di Varano. Alcuni archeologi l'hanno chiamata, per intenderci, la collina hollywoodiana del mondo romano, perché una serie di cose. E perché ci si è resi conto che la grotta che è sotto la villa di San Marco, quella che gli stabiesi chiamano la grotta di San Biagio, non era altro che il ninfeo e il capriccio geologico che ha fatto scegliere quel posto. Attenzione. Eccola, la villa di San Marco è una villa per una sola persona. Chiamiamo ville 14.000 metri di grandezza. È una villa che chi poteva essere una ipotetica? Di nessuna di queste ville conosciamo il titolare, al di fuori di quelle di Tiberio a Capri e a Spetone. Ma qui ci si è interrogati a lungo e eccola questa parte coperta, la vedete? In questo caso qua è solo per un terzo visibile, ma questo gira tutto intorno, il porticus meraviglioso, che poi incontreremo anche nelle architetture militari più tardi, incontreremo, e non manca mai questo sguardo al mare arrotondato, lo abbiamo visto nella, quindi una serie di fenomeni che questo disegno architettonico di parti arrotondate che vediamo nella villa di Tiberio, questa parte di stare su un capriccio geologico, non l'ho trovato scritto da nessuna parte, non voglio essere il primo a citarlo, ma voglio che vengano studiate e vengano raffrontate. E questa cesura tra le sovrintendenze, Cessi, si erga una tesi di laurea almeno, un qualcheduno, la ricostruzione del ninfeo di Villa San Marco. Ora qui sopra ci sta proprio la chiesetta di San Marco, ma questa parte laterale è tutta visibile. La piscina è vuota, però ci si rende conto della bellezza e della bontà. Attenzione, in questo caso l'acqua è utilizzata non come rumore, non come frescura, ma come specchio. Un specchio delle architetture che riflette. Siamo fuori? Abbiamo finito, arriviamo a Sorrento e vi mostro questo è il mare con le strutture sottoposte al mare e questi sono i ninfei scavati nella roccia perché sopra sicuramente doveva esserci una grande villa o più ville di età romana che non vedremo mai perché al loro posto in questo momento ci sono degli alberghi, l'hotel Tramontano e l'hotel Sirene. Anche questo è un ninfeo a poca distanza da Capri, meraviglioso, custodito a Villafondi. Domani, oggi e domani a Portici nella Reggia si parlerà di mosaici. Questo mosaico ha una lunghezza di 10 metri e mezzo a destra e 10 metri e mezzo a sinistra. È uno dei reperti del mondo antico romano più grandi. Ha fatto il giro del mondo. È stato ricostruito con un gioco di light mapping dalla sovrintendenza, metà è sistemata in un parco e metà invece è fuori. Ma la peculiarità è che intorno a questo ninfeo, a che cosa serve rendere fruibile e valorizzare queste ville? Serve anche approfondire gli studi, serve, qui sono arrivati gli studiosi di ingegneria e architettura per comprendere come utilizzare queste tessere che vedete azzurre, sono pezzi di vetro. Questo disegno è fatto con conchiglie di tipo Pecten,
quindi è un po' una divisione tra il paradiso terrestre e il paradiso celestiale, diciamo così. Vi ringrazio dell'attenzione. Noi ringraziamo Luigi Esposito, io direi non solo per quello che ci ha fatto vedere, ma anche per come ce l'ha raccontato. Quindi io prima mi limitavo solo a dire l'orario, non a dire dobbiamo chiudere o no, questo sei capace. Veramente tutto molto bello. Allora, i problemi di accesso questo è che rende ancora più complicato il tuo tempo da vostra e fatto vedere. No. E voi lo potete dire bene. Non c'è qualche testura, non fa. Allora, io mi limito a ringraziare tutti voi per essere intervenuti e per essere rimasti fino alla fine, che è un tasso di successo in genere di un'iniziativa e di un incontro. Ovviamente affidiamo a Giulia Di Lorenzo la direttore. Prego. Grazie.